Buonasera, benvenuti in questo appuntamento di prima serata. Cercheremo, non sarà facile di non parlare di Silvio Berlusconi questa sera, che Silvio Berlusconi che domina tutti i telegiornali e le nostre cronache informative. Un tweet, che cos'è un tweet? Un semplice messaggino mandato, inviato su questo famoso social network americano, Twitter, ha diffuso oggi la notizia che Silvio Berlusconi era pronto a dimettersi. Le borse all'inizio hanno brindato, tra l'altro è sceso in maniera anche sostanziosa il differenziale dello spread dei titoli di Stato italiani rispetto a quello tedesco. Poi successivamente lo stesso Berlusconi, una telefonata di pochi minuti fa a un convegno del Popolo della Libertà, presente il ministro Romani a Monza, ha smentito queste notizie, dunque niente dimissioni. Nel pomeriggio, per chi ci ha seguito, abbiamo anche fatto un piccolo sondaggio con voi, sondaggio naturalmente non scientifico. Le telefonate che ricordo sono sempre aperte, 0239352214 per intervenire sempre con noi, hanno insomma testimoniato anche in un certo qual modo l'attaccamento della maggior parte dei telespettatori, 31 contro 24, invece, che chiedevano che appunto Berlusconi non si dimettesse. Ma oggi cercheremo di non parlare di Silvio Berlusconi, non perché vogliamo censurare la questione nazionale, ma perché noi, essendo una TV locale, vogliamo rimanere a Milano. Rimaniamo a Milano, parlando insomma di quel piccolo boom che c'è stato a Milano lo scorso, alle ultime elezioni, che poi hanno visto Giuliano Pisapia dominare e vincere al secondo turno la sfida contro Letizia Moratti. Per la prima volta a Milano un uomo che non fa parte, un ragazzo che non fa parte di nessuna formazione politica consolidata, è riuscito a entrare in consiglio comunale. Si tratta di Mattia Calise, giovane candidato del Movimento 5 Stelle, movimento che è stata la novità nelle ultime regionali. A Bologna poi è andata anche parecchio bene. Noi cercheremo di capire da loro se questa antipolitica sia migliore della politica tradizionale. Lo facciamo con due ospiti che io ringrazio per essere qui con noi. Scusate questo lungo incipit. Buonasera, Davide. Buonasera a Renato Plati, che è un po' il coordinatore, anche No, se a me non piace assolutamente. questo Sono termine, qua però. in vece di Mattia, che oggi è al Consiglio Comunale, per cui mi ha chiesto di poter presenziare. Movimento 5 Nessun ruolo Stelle, speciale. movimento di Beppe Grillo, e buonasera Ezio Casati, Buonasera, del Partito spero Democratico, Davide. consigliere provinciale, ma è stato lei anche segretario Sono stato segretario del PD per 2 anni, del PD Milano, per il metropolitano, sì. del Partito Metropolitano. Quindi insomma un uomo della politica, anche Ma guardi, se prestato alla posso dire politica. prestato alla politica, nel senso Prestato alla che politica. io ho fatto il sindaco 10 anni e 9 anni nella mia città, quindi ho visto la politica come servizio. Ho una piccola azienda metalmeccanica, quindi con la politica non ha nulla a che fare, e non a tempo perso, perché di ore se ne usano molte, cerca di dare la propria esperienza, il proprio contributo, affinché la politica possa essere un servizio reale, insomma. Come sta governando Giuliano Pisapia? Partiamo da lontano. Ma io credo che se il buongiorno si vede al mattino ci sono diversi problemi, insomma, questo non a detta nostra, che passiamo sempre per quelli che vogliono smontare, che non costruiscono, ma a detta di chi Pisapia ha sostenuto. Certo il compito non è facile, però diciamo che da una nuova amministrazione in questa fase ci aspettavamo delle scelte un po' più coraggiose, a cominciare da quelle più macro. Più evidenti, ad esempio, il discorso Expo, che ha visto il Che a voi non comune. piace. Expo è assolutamente per noi una manifestazione, direi quasi anacronistica, ma senz'altro poteva essere un'occasione per Milano. Diciamo che questa amministrazione sta dando assoluta continuità a quelle che erano state le scelte dell'amministrazione precedente. Abbiamo appena impegnato circa 40 milioni e passa di euro del bilancio comunale per acquistare aree e per altre esigenze, esattamente come avrebbe fatto la Moratti. Noi riteniamo che ci sono ancora delle soluzioni alternative. Se proprio Expo va fatto, per esempio, riteniamo sarebbe possibile usare le strutture della fiera di Rho, che è una fiera, direi, recente, assolutamente funzionale,
e non vediamo perché in un periodo di crisi come questo, in cui il Comune sta tagliando tutto, sta tagliando i fondi per mandare i bambini a scuola con i pulmini e sta tagliando dove può tagliare. Costretto, immagino, a tagliare. Sì, ma proprio diciamo che la politica è fatta di scelte. Dire che è costretto quando effettivamente poteva Dico dire. costretto perché diminuiscono i fondi Certo, trasferiti che però se Roma poi vuol dire. spendiamo decine e decine di milioni di euro per acquistare aree che effettivamente alla cittadinanza non servono, perché noi l'Expo avremmo potuto farlo anche altrove, ci chiediamo quali siano veramente le priorità. Tutto qua. Casati, lei invece come valuta su questo tema dell'Expo? Non serve oppure poteva essere gestito in maniera diversa? Io posso dire che innanzitutto ho piena fiducia sia nell'operato del sindaco che dell'assessore Boeri rispetto a non soltanto al passo iniziale, quindi a un fatto condivido con Plati, in questo momento c'è un atto di continuità amministrativa, mi pare anche corretto che ci sia, nel senso che non è una questione interna ai confini daziari di questa città, ma è una occasione importante perché Milano possa dimostrare al mondo di essere un luogo ancora importante per la cultura di questo mondo, per le cose importanti che vengono trattate col tema di questo Expo. Da sempre, per esempio, il mio partito ha sostenuto il progetto di Expo. Io, assessore nella giunta precedente provinciale all'innovazione della politica economica, ho fatto missioni in Giappone, in Cina, nell'est Europa per dire che Per cercare di convincere di convincere, a quindi da votare questo punto di Milano. vista una continuità, almeno calcoliamo che Pisapia e la sua giunta hanno dovuto decidere praticamente un mese dopo il fatto di essere stati eletti che cosa fare. E devo dire Era che, scontato, secondo lei, ma direi di sì, adeguarsi? quello che può cambiare è realmente ora come si attua, perché un conto è realizzarlo su quelle aree che erano state individuate, d'altronde c'era un progetto che è stato approvato dal BIE, non è una decisione presa esclusivamente dall'amministrazione comunale, quindi questo significa che è un progetto vagliato a livello internazionale e quindi Ecco, però questo al di là progetto era. dell'Expo, al di là dell'Expo che prove Però come su questo ci terrei sì. a fare una precisazione. L'Expo nasce, direi che Boeri in questo aveva avuto un ruolo importante nella Certo, predisposizione del certo. progetto, progressivamente è stato completamente Sì, è snaturato, cioè dal vero. nutrire il pianeta all'avere un'esposizione fatta di grandi centri commerciali, io mi chiedo qual è l'interesse dei milanesi e dei cittadini italiani in generale. Cioè, una valutazione di massima che secondo me andrebbe fatta, e il periodo che stiamo vivendo lo dimostra in maniera drammatica, direi, è che noi in Italia siamo il bel paese, ma di questo bel paese ne stiamo facendo veramente uno scempio. Qual è la risorsa migliore che abbiamo se non il nostro paesaggio, il nostro territorio? Bene, nel momento in cui noi andiamo a cementificare intere aree agricole, ok, noi siamo in pianura padana, una delle pianure più fertili a livello europeo, noi sappiamo che quelle aree oggi agricole non lo diventeranno mai più. Noi abbiamo un problema di impermeabilizzazione del suolo, tutto quello che vediamo, buona parte dei disastri che Quindi vediamo. lei non l'avrebbe mai costruito in No, quell'area. si poteva fare completamente, utilizzare le strutture esistenti. Guardi, quando uno come Renzo Piano arriva a dire dobbiamo rivedere il paradigma su cui stiamo viaggiando, dobbiamo iniziare a costruire sul costruito, vuol dire che noi non ci possiamo più permettere di sfruttare, distruggere suolo fertile per costruire cemento. Noi dobbiamo togliere il cemento, cioè la forza, la bellezza di questo paese, la gente viene da tutto il mondo per vedere le bellezze dell'Italia, non per vedere i nuovi grattacieli né tantomeno i centri Ma commerciali. Un messaggio diverso poteva essere dato e io mi auguro che possa ancora essere Pisapia è dato. stato poco No, coraggioso. bisogna dire però una cosa, BIE ha le sue regole. Le regole è che non ci vogliono strutture permanenti, che tutto ciò che viene utilizzato per ospitare la manifestazione internazionale non deve occupare spazi espositivi esistenti, quindi un conto è quello che uno auspicherebbe si potesse fare e l'altro è quello nel quadro dove uno ci si muove. Io sono convintissimo perché ho sentito più volte Boeri intervenire dal punto di vista sia progettuale che culturale, che da qui alla sua realizzazione Expo avrà sicuramente dei cambiamenti in positivo e sono assolutamente fiducioso. Ecco, a proposito, stiamo parlando di difesa del suolo, in questi 2 anni di pioggia eccezionale in tutto il nord Italia, anche la Lombardia ha avuto un allarme, prego la regia di preparare il servizio numero 7, noi abbiamo intervistato
l'assessore regionale alla protezione civile Romano La Russa, che insomma valuta come ci sia effettivamente un'emergenza soprattutto riguardo ad alcuni fiumi. Ascoltiamo quali in questa intervista. Qual è la situazione dei fiumi in Lombardia e poi quelli che interessano anche in particolare Milano? L'Olona aveva suscitato problemi qualche giorno fa, ma comunque possiamo tranquillamente dire che è tutto nella norma, così come il Lambro. Certamente il livello è abbastanza alto, ma per il momento, augurandoci che le precipitazioni non aumentino in modo considerevole, dovrebbe essere tutto sotto controllo. Qualche allarme in più lo dà naturalmente l'ondata del Po che sta arrivando dal Piemonte. Se le precipitazioni dovessero continuare, soprattutto in Piemonte, è chiaro che qualche problema potrebbe darlo, ma su questo insomma siamo tutti allertati. Un messaggio ai lombardi per stare tranquilli oppure delle precauzioni? Nei territori montani soprattutto di stare molto attenti, nella zona del Pavese, del Mantovano, di evitare naturalmente di navigare i fiumi in questo momento, segnalando ogni minima disfunzione. Allora Casati, lei è stato sindaco a Palermo Dugnano, sì. C'è il Seveso, ecco, questo è un allarme che è stato sempre rilanciato ma mai di fatto risolto. Ma guarda, io devo dire che il territorio va rispettato perché non è un bene inesauribile, quindi è un bene assolutamente consumato in questo territorio, bisogna quindi fare una politica della conservazione e del mantenimento e va fatta una politica di cura degli alvei, dei fiumi e dei torrenti. Il problema del Seveso poi è un problema incredibile, perché di fatto cioè il torrente arriva a Milano viene fatto per opera realizzata dagli anni 60-70, di fatto canalizzato, quindi messo in fogna, e siccome la fogna è l'unica modo che può espandere soltanto un modo, facendo saltare i tombini e allagando le strade, le cantine e gli abitati, bisogna intervenire a monte per poter creare una serie di situazioni. Io oggi stavo preparando una documentazione che Regione Lombardia ha commissionato l'ennesimo studio sulla vicenda del Seveso, uno studio che con un importo di circa 200 milioni di euro dice che alla fine potrebbe risolversi la vicenda, ma che cosa succede? Che dovranno essere realizzate vasche di laminazione, quindi dei grandi buchi dove ci stanno dentro milioni di metri cubi e naturalmente dove possono essere realizzati assolutamente nelle comuni della cintura, che si prendono carico, comunque si dovrebbero prendere carico della situazione per salvare Milano. Io penso che la solidarietà debba esserci, ma i territori non possono essere violentati, come vengono rispettata il territorio devono essere rispettati gli abitanti che vivono in quel territorio. Sì, no, assolutamente, io vivo in zona 9, per cui la vicenda Seveso la conosciamo bene, la stiamo seguendo con i nostri consiglieri di zona, sicuramente ci sono degli investimenti da fare, lì sono delle scelte, sono delle priorità. Vedevo oggi un servizio, sembra che dal dopoguerra ad oggi l'Italia abbia speso qualcosa come 52 miliardi di euro per i disastri ecologici. Okay? Mi sembra 16, sai. 52, ho letto 52 su Sky, dal dopoguerra ad oggi, parliamo di tanti anni. In ogni caso, questo è un governo, adesso per ritornare, che ha tagliato in maniera drastica quelli che erano i fondi che dovevano essere destinati a rimettere in sicurezza perlomeno buona parte del territorio italiano che necessita di questo tipo di interventi, e non è stato fatto assolutamente nulla. Cioè, noi viviamo di emergenze e ci stupiamo poi quando accadono quelle che sono situazioni atmosferiche che capiteranno sempre di più, questo è quello che ci dicono i climatologi. Quindi il territorio, il paesaggio è la priorità, dovrebbe essere al centro degli interessi dei politici attuali e non lo sembra minimamente. Vorrei fare un appunto, perché poi i discorsi a parola insomma stiamo tutti d'accordo, però quando si dice che il territorio va tutelato significa anche che alcune grandi opere risultano totalmente anacronistiche. Parlare oggi ancora di TAV con quello che sta succedendo
senza pensare che spendere oggi presunti 20 miliardi di euro, ma sappiamo già che in Italia tra 20 anni quei 20 miliardi saranno diventati 40, 50 come al solito, e non spenderne uno, due adesso per mettere in sicurezza delle aree che sono drammaticamente non sicure, è non solo inutile, ma addirittura criminale. Io credo che le persone, i cittadini, si meritino maggior rispetto da parte dei politici e che certe priorità, le esigenze della cittadinanza, vengano prima di qualsiasi altra scelta. Noi, come movimento, ci criticano tutti, dicono che siamo populisti, che diciamo delle cose in maniera generica, ma noi che siamo contro i partiti, ma noi perché vediamo che questi partiti purtroppo da una parte e dall'altra sono diventati dei comitati d'affari a tutti gli effetti. Bene, noi vogliamo portare dentro i comitati nella politica, fatti di cittadini veri, di stanze vere, e togliere gli affari dalla politica. Lei si sente parte, portavoce, espressione di un comitato d'affari, e di quale comitato d'affari? Guardi, io dico soltanto una cosa. Io nella mia vita mi sono candidato presumibilmente 7-8 volte. Sono stato uno di quelli che ha dovuto prendersi i voti. Quindi immagino che non faccio parte di un comitato affari, ma ovviamente ho trovato i cittadini che hanno riposto fiducia in me. Io posso dire una cosa, sto facendo una battaglia insieme a molti altri per un'opera collegata a Expo, che è a Romonza, che è questa strada che attraversa Paderno Dugnano e che arriverà ad avere 14 corsie in parallelo, tutte in rilevato, con un progetto che parte dalla giunta precedente a quella attuale in provincia, quindi con una responsabilità che va dal centro-sinistra al centro-destra, assolutamente. Ora tutti i comuni hanno capito che quella cosa è sbagliata, nonostante questo provincia avanti lo stesso, e volevo dire all'amico Platti che sono venuti anche il Movimento 5 Stelle una volta a Paderno a fare la manifestazione, dovrebbe sapere però che noi a Paderno, quelli del vecchio partito, quelli che pensano ancora di manifestazione, hanno fatto molte altre, hanno fatto una serie di azioni, hanno aiutato a raccogliere le firme, fanno movimentazione, portano interpellanze della gente, quindi voglio dire che chi raccoglie le istanze della gente fa parte nel ruolo politico, perché adesso Calise in Consiglio Comunale fa il politico, lo può fare in maniera, può mettersi l'etichetta che vuole, ma fa il politico e ha la responsabilità di fare politica. Poi può farla sposando tutte le battaglie di antipolitica, dell'antipolitica, oppure... però lo fa. No, assolutamente. Dialoghiamo con la nostra costituzione, con i telespettatori. Io ricordo il numero per intervenire in questa nostra lunga diretta, 02 3935 2214. Pronto? Pronto? Sì, salve, buonasera. Buonasera Davide, sono Gianni. Gianni, buonasera, come stai? Abbastanza bene, vedo che ci sono due argomenti molto interessanti stasera. Sì, grazie. L'interessante è quello della pioggia, siccome io sono stato alluvionato nel 51 e so cosa vuol dire questa cosa qua. Dal 51 in avanti io e altri miei di Ferrara e compagnia bella cominciavamo sempre a dire bisogna dragare i fiumi perché sta crescendo molti alberi nel Po e guardate che andiamo ancora sotto alluvione. Difatti negli ultimi tempi perché succede queste cose qua? Perché non si dragano i fiumi, non si puliscono più, capisce? E la colpa certo. La do anche a qualcuno, governo, Verdi o qualcun altro, non lo so, perché non si può più tagliare la pianta? Io per tagliare la pianta a casa mia, sai cosa devo fare? Devo fare una domanda al comune, ma te pare possibile, Davide, che siamo arrivati a questo livello qua? E questa la chiudiamo lì col corno. Parliamo di affari, siccome il signore lì di 5 Stelle, che mi sembra abbastanza in grado di dire certe cose, quando sono venuto lì da te, Davide, ho detto, sono comitati d'affari. Il signor Casati dice, no, non è vero, non è vero. Allora le dico subito, BNL, quando c'è stato il famoso discorso di consorte, cos'era, un comitato d'affari? Me lo spieghi, perché era un comitato d'affari molto grosso quello lì, per andare a comprare una banca, guardate che ci vogliono molti soldi, e lì c'era una parte politica ben precisa. Con Pedanti adesso c'è anche lì un qualche cosa, perché... andremo in fondo, ma se è vero che ci sono tutti questi milioni dati a Penati, dove sono andati a finire questi soldi se li ha presi lui? Sono due domande che mi piacerebbe che rispondesse qualcuno. Ti ringrazio Davide e ti saluto e speriamo di rivederci ancora. A presto Gianni, a proposito di andare in pubblicità, poi faccio rispondere. A fra poco, siamo in diretta. Non darà tregua fino a domani sera al maltempo che da giorni imperversa su tutta la regione, piogge battenti per tutta la giornata di domani. Traffico in tilt e strade allagate oggi a Milano, molti disagi per i cittadini. Sotto stretta osservazione i fiumi lombardi, in particolare il fiume Po.
Intrappolato nell'auto in balia delle acque del Tanaro, un anziano è stato salvato da Asti. Protagonista un uomo originario di Voghera che, grazie all'aiuto dei vigili del fuoco, è stato tratto in salvo ed ora si trova ricoverato in ospedale. A poco meno di 2 anni dal giorno in cui il giudice di Vigevano lo assolse per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, per l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi si apre domani a Milano il processo d'appello. Una ragazza di 23 anni proveniente dal Paraguay che aveva ingoiato 55 ovuli di cocaina nascosti in profilattici è stata salvata oggi in estremis all'ospedale a Milano e arrestata dalla polizia per traffico internazionale di stupefacenti. Non si placano le polemiche in via Solare a Milano, dove sabato sera è morto il 12enne travolto da un tram mentre rincasava a casa in bicicletta. Il ragazzino è caduto sui binari perché una giovane a bordo di un'auto in doppia fila ha aperto la portiera. I residenti da anni denunciano la pericolosità della zona con macchine parcheggiate sempre in doppia fila. Dove eri ieri alle 14? L'ho già detto prima, inglese. Alle 16? A fare un massaggio. Alle 17? Alle 18? Alle 20? Alle terme, dalla manicure e poi a cena. Il giorno prima? In fuga d'amore in Toscana. Tu non hai vinto la lotteria? No, ho comprato tutto su Grupalia. Grupalia, tutta un'altra vita. Vai su grupalia.it. Oggi abbonamenti in palestra con sconti imperdibili. Cash Park di Fineco Bank, il conto deposito che offre il 4,25% ai nuovi clienti sulle somme vincolate per 12 mesi. Chiama l'800-101-101. Ti presento mia nonna. Ma nonna, è il tarlo asiatico. Ma è pericoloso? A me non fa niente, però uccide gli alberi della città. Lui, così piccolino. Li mangia dal di dentro. Telefoniamo ai medici delle piante. Loro sanno come aiutare i nostri alberi. Salva il verde. Chiama l'800-318-318 ogni volta che vedi un tarlo asiatico. Sei alla ricerca di personale per la tua attività? Vai su Kijiji. Inserisci il tuo annuncio e trova le persone giuste con un click. www.kijiji.it. Pubblica ora il tuo annuncio. È gratis. Allora, Gianni poco fa attaccava insomma, il Partito Democratico sulla questione Penati, che pesa nell'elettorato? Ma direi che assolutamente pesa, è una vicenda dolorosa anche soltanto doverla vivere, però io tengo a sottolineare almeno 2 o 3 concetti. Il primo è la differenza di comportamento, perché si può... Non si può essere garantisti per un verso e giustizialisti dall'altra. Mi pare che Penati però abbia fatto una serie di passi indietro importanti, abbia dichiarato: io faccio il presidente della direzione del partito metropolitano e il presidente dell'assemblea, ho ricevuto una lettera di Penati che mi dice: nel caso io venga rinviato giudizio rinunzierò agli atti prescrittivi che la legge impone. Ora, siccome non abbiamo né un rinvio a giudizio ancora né altro, ma casualmente sono degli avvisi di garanzia e delle persone che a loro volta indagate accusano, io dico che almeno prudenza voglia, facciamo finire questa parte, facciamo arrivare a processo se capita, se i giudici arriveranno a questa conclusione. E poi vediamo la questione come va. Certo, però al di là dell'esito giudiziario, quello che rimproverano i vostri elettori è quella della questione della trasparenza nella gestione della cosa pubblica. Guardi, io sono stato segretario del partito 2 anni, i bilanci sono lì da vedere, ci sono le transazioni bancarie. Si presenta da presidente, si hanno altri conti. Ci sono le transazioni bancarie. Bisogna forse, ecco, probabilmente la cosa importante da fare è che si ponga un limite
che però metta tutti sullo stesso livello, sul limite di spesa. Non possono esserci campagne elettorali che costano l'era di Dio, perché se no la politica diventa la possibilità di pochi. Però mi piacerebbe chiedere a quel cittadino presidente cosa pensa dei forse 27 milioni di euro spesi dalla Moratti per fare la campagna elettorale a Milano, così le cifre che giravano erano quelle. Se 27 milioni di euro, io dico soltanto questa cifra, sono una cifra incredibile per un sindaco che prende 10.000 euro al mese. Fatti come quelli di Penanti aiutano la cosiddetta antipolitica? Sì, volevo ricordare che noi abbiamo speso 10.000 euro per fare la campagna elettorale. Pisa Pia solo per le primarie ne ha speso circa 1 milione, mi risulta, però giusto chiuso la parentesi. Penati direi che si commenta da solo, non ho intenzione di esprimere. Ma li aiuta? A noi? A voi? Ma probabilmente sì, ma diciamo che anche si è messi così male che da una parte e dall'altra. Io non sono uno di quelli che pensa che siano tutti uguali, sicuramente c'è stata una differenza di comportamento, dopodiché ritornando al discorso, al concetto del comitato d'affari, direi che la vicenda Penati comunque sia andata, la rappresenta perfettamente. Io credo che a prescindere dal limite di spesa, che probabilmente sarebbe un vincolo a tutela della collettività comunque, il paradigma che noi dobbiamo cambiare è quello che i politici decidono a prescindere, senza mai consultare la cittadinanza. Cioè noi ormai ci hanno abituato a riunioni segrete notturne in cui decidono chissà cosa, che poi è della nostra vita fondamentalmente, magari se gli va ce lo comunicano a cose fatte e così via. Non so come sia andata quella vicenda, non mi interessa, c'è la magistratura che se ne occuperà e noi penso abbiamo altro da fare. Io credo che l'opportunità di acquistare quelle quote, ok, perlomeno la cittadinanza avrebbe dovuto essere informata di quel tipo di azione. Era veramente necessario farlo? Perché investire soldi pubblici? Qual era in giunta, se non mi sbaglio, quando votò, era uno no, di quelli che no, no, io non ero partecipato. Io entrai in giunta successivamente, non ero in giunta. Quando poi si fece il rimpasto. Sì, io sono entrato in generale, successivamente. Più trasparenza aiuterebbe anche gli amministratori. Se uno è in buona fede, il fatto di fare delle scelte fa parte della politica e ci mancherebbe. Il fatto di condividere i passaggi e non solo dire sì o no, ma anche coinvolgere le persone sui motivi che hanno portato a quelle decisioni, sia semplicemente un atto di trasparenza e di buona fede. Se posso fare una domanda, con quale sistema? Cioè quello del referendum, quello dei network attuali? Diciamo che nel 2011 qualche sistema per coinvolgere le persone l'abbiamo, fortunatamente. Noi siamo per, quando parliamo di grandi opere, ritornando a quel tema, la prima grande opera che a mio avviso, a nostro avviso, andrebbe portata avanti è quella di cablare tutta l'Italia in banda larga da Palermo a Bolzano. Beh, da questo punto di vista però Penati una mano grossa per la provincia di Milano l'ha fatta. Allora, io sì, il suo progetto di banda larga ne ha coperto migliaia di chilometri e si è fermato con la nuova giunta. Certo, ovviamente non è esattamente la linea che sta perseguendo questo governo ed è uno dei motivi, dei tanti motivi per cui ci auguriamo che scompaia. Ricordiamo che il precedente governo aveva stanziato qualcosa come 1 miliardo di euro di investimenti in banda larga, qua sono scomparsi, sono diventati 60-70 milioni che non si sa bene che fine abbiano fatto, però gli strumenti ci sono, è solamente una questione di volontà politica. Noi ci siamo trovati a discutere con esponenti anche del suo partito che nel momento in cui a conferenze partecipate anche da insomma, esimi professori di diritto costituzionale, si era unita eccetera, e si parlava di partecipazione, ed era lui proprio che ci diceva sì, va bene la democrazia partecipata, va bene dire sì o no, ma è la fase istruttoria che conta, le persone devono essere coinvolte anche nei processi che portano a certe scelte. E nel momento in cui abbiamo detto è necessario coinvolgere maggiormente le persone, voi come politici non potete fare, indipendentemente dalla volontà dei cittadini, decidere fare e disfare, ci è stato detto da un esponente del Consiglio Comunale, detto, ma a noi ci hanno votato, a questo punto decidiamo noi, no? Ed è proprio un cambio di paradigma, questo non vuol dire che per qualsiasi... Per il principio della democrazia rappresentativa. Certo, però un maggior coinvolgimento, le persone possono sbagliare, cioè mantenere un canale aperto con la cittadinanza anche dopo le elezioni è fondamentale, non si può chiedere il voto ogni 5 anni e nel frattempo fare quello che si vuole. Io penso, se posso commentare, sì, sull'argomento tanto della partecipazione, che ritengo sia assolutamente importante, la più vasta possibile, anche con i metodi più moderni esistenti. Poi però io ho il mio concetto della nascita dei movimenti e di quant'altro. È chiaro che il movimento porta alla sua crescita, alla sua nascita, una situazione da un lato di volontà di innovare, dall'altra di un disagio che vive in alcuni parti la società.
Quindi, se si può riassumere, molto spesso è così una non piena efficienza della politica o addirittura una autoreferenzialità della politica che porta a far sì che poi alcune scelte sono imposte o violentate. È un po' il fallimento della politica, cioè i movimenti di opinione e sì, quant'altro nascono un po' anche per questo motivo. La politica fallisce però quando poi non risolve o anzi aggrava per tutti i versi i problemi della città. Qualche goccia di pioggia, oggi in realtà non è piovuto tanto, anzi è pure uscito un pallido sole, ha mandato in tilt la città, anche perché era previsto uno sciopero che poi di fatto non si è portato alla precettazione, proprio in un giorno in cui a Milano erano previsti tra l'altro questi disagi. Nicoletta Cammarota. È una pozzanghera pazzesca di là. Veramente. Diciamo che il terzo mondo ci siamo in pieno. Terzo mondo addirittura? Terzo mondo, molto peggio, almeno loro lo sanno, è così. La pioggia che imperversa da ore, lo sciopero dei mezzi annunciato e che, nonostante la bassissima adesione, ha comunque sortito l'effetto di far prendere a tutti l'auto. Ecco Milano in un giorno di ordinaria follia, un fiume di macchine costrette a navigare in un altrettanto fiume di acqua. Questa è via Berengario, zona semicentrale, a pochi metri dalla vecchia fiera, qui addirittura ha ceduto il manto stradale. Un lavoro schifoso l'hanno fatto un mese fa, hanno scavato, io non so per cosa, e l'hanno appena coperto. Perché è schifoso, signora? Cosa c'è lì? Da quanto tempo è in coda? Circa da 30 minuti. Per fare quanta strada? Per fare, penso, 3 chilometri. Da circa mezz'ora. Per fare quanta strada? Un chilometro, sarà un chilometro e mezzo. E non va meglio in altre zone della città, disagio in viale Zara, incroci bloccati, semafori in tilt, questa è piazza Piemonte. Anche qui l'asfalto fresco di precedenti lavori non ha retto. Stato di preallarme lungo tutti i fiumi, Olona, Seveso e Lambro. Occhi puntati al cielo con tanta preoccupazione, anche domani sono previste piogge intense. Allora Casati, lei mi diceva, mi spiegava com'è possibile che l'asfalto crolli dopo un mese che è stato... Guardi, non si giustifica nulla, magari in quel caso il lavoro è stato fatto da canissimo, perché è una aggravante del fatto da cane, cosa non improbabile, però quando ci sono grosse precipitazioni l'intervento è appena fatto, se fosse avvallato sei mesi dopo o otto mesi dopo dico probabilmente è stato fatto molto male il lavoro. Qui così ci può essere il fatto che mettersi a piovere tre settimane dopo che uno fa un intervento, questo problema può uscire. È chiaro che bisogna ripristinarlo subito, non aspettare che crei disagio. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, benvenuto. Buonasera. Deve abbassare il volume del suo televisore. Come ragione, si chiama? Come si chiama e da dove chiama? Io mi chiamo Nicola, chiamo da Varese. Nicola, benvenuto. Esatto, e intanto dico che Berlusconi, se c'hai i voti cioè c'hai i voti alla Camera, deve governare, voglio dire. Però lasciamo perdere tutto. Indubbiamente. Sì, perché il popolo deve essere rispettato. Lui è uscito dalle urne e tutto. Lasciamo perdere poi tutto quello che c'è dietro. Secondo me è così, la democrazia è questa, che poi dopo il Parlamento è bloccato e non riesce a fare nessuna legge, perché poi dopo si va alla fiducia, prende quei 7-8 voti e poi quando le leggi ormai non se ne fanno più, cioè non si riesce più, è tutto bloccato. Poi tutti cambiano a sfega sacche, cioè ma dove vogliamo arrivare? Cioè, è il popolo che va aiutato, perché sennò qua andiamo veramente. Cioè. Grazie. Grazie Nicola, grazie per lo spazio che mi date. Ma no, grazie Nicola, grazie a lei per averci chiamato, per aver scelto il nostro canale. Una cosa importante, noi siamo a qualche chilometro di distanza dalla Svizzera, eppure insomma le nostre città vengono tenute, vengono trattate in maniera molto diversa. Come mai? Proprio quello che mi chiedevo, perché in Svizzera, dove mi risulta che faccia un po' più freddo che da noi, l'asfalto arriva a tenere fino a 10 anni e noi ogni 2-3 anni siamo sempre lì, se non meno, a rifare l'asfalto. Cioè, io vivo in zona 9, ad Afori in particolare c'è la via Pellegrino Rossi e via Stesani, che è una roba indecente, direi, continua. Con Pisapia è cambiato qualcosa? No, per adesso no, non credo che in 4 mesi possano fare chissà cosa. Io mi auguro che ci sia e sembra che il nuovo piano
il piano C, l'area C che dovrebbe sostituire l'attuale Ecopass, vada in quella direzione, ci sia una svolta decisa a tutela di chi a Milano ci vive. Io ho due figli piccoli, uno di 5 e uno di 8 anni, e devo dire che Milano non è assolutamente oggi una città a misura di bambino, cioè i bambini sono malati cronici, è pericoloso, lo vediamo purtroppo quello che è successo sabato, è una cosa che ci ha toccato tutti, immagino soprattutto i genitori, ma chiunque. Adesso vi lancio un assist, ne parliamo fra poco. Che da questo punto di vista ci aspettiamo una svolta radicale rispetto alla moglie di un petroliere che aveva tutti gli interessi a far andare in giro le macchine, quindi ci sembra il minimo, poi aspettiamo i fatti. È possibile? In che città viviamo se si muore a 13 anni in bicicletta? A fra poco. Adesso non hai più scuse. Oggi Great Wall Steed è anche diesel a 14.990 euro. Nuovo Steed 5 TDI. Great Wall. Un'auto che vale. Visto? Una grande motorizzazione per una grande vettura. 2.000 turbo diesel da 143 cavalli, chiaramente con sistema Common Ray ultimissima generazione. Lo Steed 5 è disponibile in varie colorazioni, ma soprattutto in due versioni, nella versione 2 ruote motrici e nella versione 4 ruote motrici. Parliamo sempre, per quanto riguarda il Great Wall, di vetture altamente accessoriate, quindi accessoriate di tutto punto. La versione 4x2 prevede già il climatizzatore, l'ABS, i due airbag, i quattro vetri elettrici, le chiusure centralizzate con comando a distanza, già i cerchi in lega e già i fari pendinebbia. Quindi parliamo già di vetture, dicevamo, super accessoriate. Per quanto riguarda anche la versione 4 ruote motrici, chiaramente monta gli accessori del 2 ruote motrici e in aggiunta abbiamo gli interni in pelle. Ricordo anche la disponibilità per quanto riguarda il sistema di navigazione. Chiaramente lo Steed 5, quello che è interessante sono veramente i prezzi, in quanto chiaramente abbiamo un listino ma abbiamo già una campagna di lancio super interessante. I prezzi infatti già scontati, già con la campagna di lancio, prevedono 14.990 euro per quanto riguarda la 2 ruote motrici più IVA, quindi parliamo di 17.600 euro in strada, completo di tutto, completo diciamo anche di messa in strada, e la versione 4 ruote motrici potete averla a 16.850 euro più IVA sempre, per un totale di 20.100, parliamo anche in questo caso di prezzi in strada. Dicevamo disponibile in varie colorazioni, abbiamo un numero verde in sovraespressione, vi ricordiamo che la nostra rete di concessionari è presente in ogni parte d'Italia, quindi telefonando al numero verde vi indicheremo quello che è il concessionario più vicino a voi. Vi aspettiamo numerosi presso i nostri concessionari che hanno già la disponibilità dello Steed Turbo Diesel in rete, quindi potete vederlo, potete provarlo, e chiaramente dai nostri concessionari troverete l'ospitalità sicuramente, ma troverete anche tutta l'assistenza che vi serve per durante i 3 anni di garanzia. Quindi 3 anni di garanzia per uno Steed veramente incredibile, vi aspettiamo numerosi. Adesso rivediamolo in azione. Adesso non hai più scuse. Oggi Great Wall Steed è anche diesel a 14.990 euro. Nuovo Steed 5 TDI. Frontale ancora più bello, nuovo motore diesel, cambio a 6 marce, a 14.990 euro. Nuovo Steed 5 TDI, Great Wall, un'auto che vale. Ti presento mia nonna. Ah! Ma nonna, è il tarlo asiatico. Ma è pericoloso? A me non fa niente, però uccide gli alberi della città. Lui, così piccolino. Li mangia dal di dentro. Telefoniamo ai medici delle piante. Loro sanno come aiutare i nostri alberi. Salva il verde. Chiama l'800-318-318 ogni volta che vedi un tarlo asiatico. Da oltre 40 anni, Manifattura Italiana Divani è punto di riferimento per chi cerca qualità e convenienza nell'acquisto di un sofà, grazie al contatto diretto tra produttore e consumatore. Nei magazzini Manifattura Italiana Divani potrete toccare con mano l'elevata qualità tutta italiana dei nostri divani, lavorati a mano con grande passione e particolare cura dei dettagli. Inoltre troverete un'ampia collezione di divani in pelle, tessuto e microfibra, tutti personalizzabili. Manifattura Italiana Divani, dalla fabbrica a casa vostra. È chiaro il vantaggio. Venite a trovare.
Rieccoci in diretta, subito spazio alle vostre telefonate, 0239352214 per intervenire, buonasera. Ciao Davide, sono Vincenzo. Saluto te e i tuoi ospiti. Ciao, buona serata, prego. Ho visto che hai cambiato argomento, sì, ma io non voglio parlare di questo, Davide, io non commento queste cose. Ho avuto una brutta esperienza, quando ero ragazzo è morto mio fratellino di 11 anni, quindi sono cose che mi colpiscono, ogni famiglia deve portarsi il suo dolore, non la commento. Se mi fai fare una domanda al certo. Signore del PD. Certo. È sì, una domanda. Salve, buonasera. Buonasera. Volevo dire questo. Nel 2001, dicembre, era stata fatta una legge che diceva, per evitare la parola tangente, che qualunque cittadino, qualunque politico, qualunque società può dare dei soldi a un politico o a qualunque partito per la campagna elettorale. Bastava registrarlo, fino a 50.000 euro se non sbaglio non si registrano e poi... Fino a 40.000? Fino a 40.000? Esatto. Cioè non è che non si registrano, si devono registrare, mi pare non si mandi una segnalazione ad un organismo, ecco. Perché esiste ancora oggi la parola tangente se c'è questa legge? Non la sento, guardi, aspetta, non senti il telefono, Davide? Va bene, allora fai così, Vincenzo, fai la tua domanda. Adesso sento, Davide. Okay. No, ma l'ha fatta, eh? L'ha fatta. Mi può ripetere quello che ha detto, per favore? No, non ho ancora risposto. Ho sentito la sua domanda, lei dice perché non si parla di tangenti, c'è ancora questa legge. Col digitale si deve muovere la bocca quando uno non parla. Allora, ripeto, posso ripetere? Certo, sì, Vincenzo. La ripeto la domanda, allora. Nel 2001 è stata fatta la legge per cui qualunque cittadino, qualunque società può dare dei soldi a un partito o a un politico in campagna elettorale. Questa legge era stata fatta per evitare la parola tangente, bastava registrarle, no? Perché parliamo ancora oggi di tangente, i partiti o le persone non registrano quelle donazioni che hanno? Praticamente la legge che c'è in America c'è pure in Italia, se non sbaglio. Cioè, perché esiste ancora la parola tangente e non c'è il coraggio di denunciare quello che uno prende? Grazie, no. Vincenzo. Vi saluto. Salve, ciao. Salve. Ma io penso, se posso rispondere, sì. Che i contributi liberatori sono tutti registrati. Poi, oltre i 40.000 euro, mi pare, vadano segnalati a un organismo di sorveglianza. Sotto i 40.000 euro vanno denunciati senza inviarli a questo. Questo immagino che per le campagne elettorali molto importanti, se la legge lo prevede, non va contro la legge. Io ripeto quello che dicevo prima, codice etico che dice da chi si può, da chi non si può ricevere contributi e soprattutto tetto di spesa, probabilmente questi problemi li risolviamo tutti. Forse esistono le tangenti proprio perché esiste l'uomo è peccatore per natura e quindi fino a quando non ci sarà l'uomo le tangenti le racconteremo sempre. Beh, forse in Italia allora l'uomo è un po' più diverso dagli altri, come dire. Cioè, il problema è che anche in America esistono le lobby, ma le lobby sono trasparenti, per cui io so che i costruttori e i produttori di armi finanziano i repubblicani, è una cosa nota ed tutti lo sanno. Il problema è che poi in Italia ultimamente abbiamo assistito un po' alla privatizzazione del sistema tangentizio, o almeno alla pubblicizzazione, ormai tutti quelli che sono i favori interpersonali li paghiamo noi, lo vediamo con le poltrone, sappiamo anche con che questa figura del general contractor, scusami, che sì. Ha un po' sostituito quelli che erano tutti gli obblighi di comunicazione, ormai è tutta, anche gli appalti pubblici sono diventati accordi tra privati, i privati possono fare un po' quello che vogliono. Ecco, per la par condicio, sull'onda della semplificazione. Per la par condicio, che a me piace molto, sappiamo anche che i maghi della finanza che hanno causato la crisi del 2008 hanno finanziato la campagna elettorale di Obama. Obama, io mi occupo di marketing, Obama non è che mi faccia piacere dirlo, ma credo che sia stata una delle più grandi operazioni di marketing politico della storia. Purtroppo gli americani erano arrivati a un livello di consenso in giro per il mondo molto basso, e devo dire l'era Bush è stata una roba drammatica per tutto il mondo, che avevano bisogno di risollevarsi proprio agli occhi del mondo e degli europei in particolare. Obama è stata una carta assolutamente vincente. Allora, Casati, così poi cambiamo definitivamente argomento. Volevo aggiungere qualcosa? No, ma era soltanto una battuta, non è importante. Allora, andiamo in via Solari, dove, come sapete, tutto il quartiere si stringe attorno ai familiari di Giacomo, che ha perso la vita mentre pedalava in centro a Milano.
A poche ore dal tragico incidente che ha portato via la sua famiglia e gli amici più cari, il piccolo Giacomo, c'è tanta tristezza tra conoscenti e compagni di scuola. Una tristezza che si va a sommare alla rabbia dei residenti o di semplici passanti che, oltre ai tanti fiori lasciati sul luogo dell'impatto, hanno messo anche questo cartello rivolto a chi non ha rispetto dei morti e a chi persiste nonostante tutto a parcheggiare dove non si dovrebbe. Le vie di Milano sono come una giungla dalla quale difendersi, ripetono le mamme della scuola media Carlo Porta o dell'oratorio di Via Solari che Giacomo, 12 anni appena, frequentava. Un pensiero, una parola e tanti occhi lucidi nel ricordare un ragazzino pieno di vita, altruista e prudente, come ci raccontano alcuni suoi amici. Conoscevi Giacomo? Sì, era un amico di mio fratello, era molto a cuore. Era un ragazzo molto simpatico, non era come la gioventù, era molto semplice. Potrei dire un milione di bellissime parole. Stamattina una mia collega di arte mi ha mostrato un bellissimo disegno pieno di colori che lui aveva fatto, sì, che è esposto nella... e che faceva vedere una grande solarità, ecco, di questo bambino. Veramente abbiamo avuto una mattinata orrenda stamattina. Tanti ricordi molto belli. E sarà anche Don Alessandro, parroco dell'oratorio della chiesa Santa Maria del Rosario, a salutare per l'ultima volta Giacomo Scalmani, chiesa che, ironia della sorte, proietterà in settimana il film Il ragazzo con la bicicletta, già in programma prima della tragedia. Fatalità oppure una tragedia che si poteva evitare? Ma io penso, quando cose come queste accadono, si poteva sicuramente evitare, perché... se per tempo il piano della ciclabilità fosse stato attuato, se quel tratto di strada fosse stato messo in sicurezza, sicuramente questa è una durante, morte di a tal vita. Proposito, ieri pomeriggio, durante una veglia funebre per Giacomo, era presente il sindaco e il vice sindaco di Milano, Pisapia e Maria Grazia Guida. Il sindaco è stato avvicinato da alcune mamme chiedendo lui come mai ancora non si fosse provveduto a sistemare quell'area, no? Perché quella via è nota perché manca una pista ciclabile, ma anche perché le macchine si mettono sempre parcheggiate in doppia fila. Bene, il sindaco ha risposto in maniera un po' seccata, ci doveva pensare, è tutta colpa della vecchia giunta. Queste mamme ci sono rimaste un po' male per questo scaricabarile. Guardi, io penso che di fronte ad una situazione di questo genere anche un sindaco a volte è talmente turbato che probabilmente è un po' irruento nella risposta. Io ho letto oggi dai giornali queste dichiarazioni, ho letto, sicuramente c'è un pezzo di verità dietro, perché sicuramente forse una parola in meno e non un in sì, più. Io penso che fuori da una chiesa sono le cose da commentare molto poco e da agire in maniera immediata. Bene, ha fatto proprio Pisapia essere presente, perché il sindaco deve essere vicino a questi problemi che nascono in città, no? Assolutamente, credo che vada cambiata veramente la mentalità non dico dei milanesi, ma di buona parte degli automobilisti. Cioè, oggi noi pensiamo che i padroni della strada siano gli automobilisti, che le strade sono fatte solo per loro, siano fatte solo per loro. Io ritengo che anche questo è un paradigma da abbattere. La priorità andrebbero dati ai pedoni e ai ciclisti, e le auto dovrebbero andare a una velocità tale da essere messe diciamo sullo stesso piano. Noi proponiamo R30 in varie zone, soprattutto in prossimità delle scuole, ma non perché siamo contro la velocità o contro le auto, semplicemente perché da studi risulta molto chiaro, non è il caso in questione, non voglio neanche parlarne perché anche lì un minimo d'attenzione, immagino la tragedia anche della ragazza coinvolta, bastava guardare lo specchietto, ce lo insegnano a scuola guida, si apre con la destra e guardi lo specchietto. Il problema, come dice lei, è che le regole ci sono. Gli automobilisti pensano di essere i padroni della strada. Ma solo gli automobilisti, in generale le regole ci sono, però spesso non vengono rispettate. Parleremo proprio di questo, vi faremo vedere un bel documento che ha raccolto la nostra collega Nicoletta Cammarotta. Allora continuate a seguirci, poi il telefono è sempre aperto, 02 3935 2214. Non darà tregua fino a domani sera al maltempo che da giorni imperversa su tutta la regione, piogge battenti per tutta la giornata di domani. Traffico in tilt e strade allagate oggi a Milano, molti disagi per i cittadini. Sotto strette osservazioni i fiumi lombardi, in particolare il fiume Po. Intrappolato nell'auto in balia delle acque del Tanaro, un anziano è stato salvato da Asti. Protagonista un uomo originario di Voghera che, grazie all'aiuto dei vigili del fuoco, è stato tratto in salvo ed ora si trova ricoverato in ospedale.
A poco meno di 2 anni dal giorno in cui il giudice rivigevano l'osso olse per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, per l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi si apre domani a Milano il processo d'appello. Una ragazza di 23 anni proveniente dal Paraguay che aveva ingoiato 55 ovuli di cocaina nascosti in profilattici è stata salvata oggi in estremis all'ospedale a Milano e arrestata dalla polizia per traffico internazionale di stupefacenti. Non si placano le polemiche in via Solare a Milano, dove sabato sera è morto il 12enne travolto da un tram mentre rincasava a casa in bicicletta. Il ragazzino è caduto sui binari perché una giovane a bordo di un'auto in doppia fila ha aperto la portiera. I residenti da anni denunciano la pericolosità della zona con macchine parcheggiate sempre in doppia fila. C'è questa volta un uomo che diventa leggero. Il bello è che non fa diete, che non è certo uno sportivo. Eppure lui pesa meno sull'ambiente in cui vive. E la cosa più interessante è che scoprirà presto di non essere solo. Sorgenia scrive una nuova storia dell'energia e la produce contribuendo a risparmiare 350.000 tonnellate di CO2 in un anno. Per pesare meno sull'ambiente, scegli Sorgenia. Ti presento mia nonna. Ma nonna, è il tarlo asiatico! Ma è pericoloso? A me non fa niente, però uccide gli alberi della città. Lui, così piccolino? Li mangia dal di dentro. Telefoniamo ai medici delle piante. Loro sanno come aiutare i nostri alberi. Salva il verde. Chiama l'800-318-318 ogni volta che vedi un tarlo asiatico. Stai cercando lavoro? Vai su Kijiji! Consulta migliaia di annunci nella tua città e trova lavoro con un click. www.kijiji.it. Cosa aspetti? È gratis! Subito una telefonata in diretta. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera, Paola. Signora. Paola, benvenuta. Da dove chiama? Da Milano. Prego. Allora. Il rappresentante di non so quale partito prima diceva che le strade non sono fatte per le macchine. Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Ecco. Renato allora, Plati. Ecco, questo non è vero, perché chi va sulla strada, sulle strade, sono fatte per le macchine. Gli automobilisti hanno preso una patente, meritato e meritata, sono per le macchine. I pedoni hanno ragione quando sono sulle strisce. Ok? E così vale anche per i ciclisti, perché a Milano diciamo c'è stato un incremento esponenziale dei ciclisti, non anche adesso che la stagione non ci sono le piste ciclabili e non si potranno fare in poco tempo, per cui ognuno deve fare il proprio dovere. Le strade sono fatte. Io proporrei, a parte io, secondo me non sono d'accordo che ragazzi giovani vadano sulle strade. Milano sono pericolose le strade. Sì, però ricordo, signora, che questo ragazzo, povero Giacomo, non era seguito dalla mamma. Non voglio entrare nel merito di questo. Non voglio entrare nel merito. No, certo, lei ha ragione. Però rispetto, non voglio entrare nel merito. Primo, posso parlare? Certo. Mi scusi. Scusi, sono interrotta. Primo, io farei fare anche un patentino ai ciclisti e obbligherei il casco. Cioè, per me è così, perché io li vedo certe volte, sembra che vanno in mezzo alla strada come se fossero al parco. Cioè, non voglio entrare nel merito, non voglio essere fraintesa, No, però chiaro, ognuno faccia il suo dovere. Certo, utilizziamo questo caso per astrarci. Io l'altro giorno avevo due ragazzini in contromano che mi sono venuti in bicicletta e se la ridevano. Hanno trovato me, che sono una persona non spericolata. Ce la ridevano loro, due ragazzini, alle 8 di sera. Grazie signora, la ringrazio per questa telefonata. Posso rispondere? Sì. Ovviamente non dicevo che le strade non sono fatte per le auto, è evidente che le carreggiate sono per le auto. Quello che io mi auguro è che soprattutto all'interno dei centri abitati e soprattutto in prossimità dei centri scolastici, l'approccio dei milanesi e non milanesi non sia quello che, visto che la strada è fatta per l'auto, io scorazzo la velocità che voglio e sono il padrone della strada. Era quello, signora, che volevo dire. Dovremmo capire che l'importanza della vita umana, qua parliamo di un bambino, ma dicevo la settimana scorsa è stata investita sulle strisce, signora, la mamma di un amico ad Affori, la signora era appena tornata dal mercato, era sulle strisce.
l'importanza della vita umana viene sopra qualsiasi altro tipo di esigenza, l'esigenza di arrivare veloce in ufficio, di essere in orario negli appuntamenti. Cioè, chiedere che le auto vadano a una velocità consona significa in prossimità delle scuole a 30 all'ora, non lo si fa per demagogia, significa che se si viene investiti a 30 all'ora si ha una probabilità di essere uccisi, perché qua parliamo di essere o meno vivi dopo un incidente, decisamente inferiore che essere investiti a 60 all'ora, ma ci sono studi che ci dicono che essere investiti a 60 all'ora equivale a cadere dal decimo piano di un palazzo, essere investiti a 20 all'ora equivale a cadere da 3 metri, ok? E quindi la differenza è sostanziale, noi non si chiede di moderare la velocità perché ci stanno antipatici quelli che vanno veloce in macchina. Se uno vuol correre in macchina, se ne vada in pista. In città, sì. In prossimità delle scuole, bisogna andare piano. E guardate, nonostante la tragedia, come si posteggia in via Solari. I fiori e i messaggi di cordoglio in via Solari, qui dove sabato sera un ragazzino di 12 anni ha perso la vita investito da un tram, oggi è il giorno delle polemiche. I residenti puntano il dito sulla carenza di parcheggi, su quella brutta abitudine di lasciare la macchina in sosta sulla carreggiata. Quella stessa abitudine che l'altra sera è stata fatale per il piccolo Giacomo. Forse, se non fosse stato costretto a evitare la portiera che si apriva di quell'auto parcheggiata, forse non sarebbe finito sotto le rotaie del tram. Per i ciclisti non c'è rispetto. Non c'è rispetto che non ti vedono. Tolta la rotonda, tolto il semaforo, in questo tratto se beccano il verde qui arrivano forte. Io sono un invalido, cammino solo con la sedia a rotelle. Mi mettono la macchina sullo sbarco degli invalidi e devo fare la strada, in mezzo alla strada con la macchinina elettrica. Nonostante la tragedia e le polemiche, c'è ancora chi ha il coraggio di parcheggiare in questo tratto, ignorando i cartelli e arrivando a contestare anche i vigili comparsi, guarda caso oggi, a distribuire multe. Signora, non si può parcheggiare. Io sono andata dall'elettricista, vedi che chi messo giù per chiamare, per far due giorni fa c'è stata una tragedia, ha sentito, un bambino è morto proprio per un parcheggio simile a questo. Sì, ho capito, sì, quello lì ho sentito, sì. Non va bene qui. Ripresa. Lo so, ma io non ho parcheggiato. Brava, innanzitutto la collega Nicoletta Camoroda che è riuscita a essere presente, insomma, a beccare in fallo. Poi naturalmente parcheggiare in doppia sosta non è un reato mortale, però insomma è meglio evitarlo, però è riuscita a prendere in fallo questi automobilisti indisciplinati che poi si giustificano dicendo io sono andato un attimo lì, insomma si chiude un occhio verso se stessi e si critica invece gli altri, Casati? Io sono molto d'accordo sull'intervento che ha fatto prima Plati, perché c'è dentro una cultura anche di convivenza che sia una convivenza rispettosa delle esigenze. Ma perché a Milano è così difficile? È così pericoloso andare in giro? Ma perché la pavimentazione a volte dà problemi, perché la pavimentazione anche non aiuta. Mancano, per esempio, Milano con la possibilità di essere smentito, ma per quello che vedo io, per esempio, non c'è un parcheggio per gli autobus dei turisti o che arrivano, parcheggiano tutto lungo la strada dei bastioni di Porta Venezia, perché Milano ha sicuramente una cultura del traffico automobilistico, non ha una cultura degli altri livelli trasportistici, cioè bisogna fare qualcosa. Poi c'è la questione della cultura generale, del fatto che giustifico tutto, tanto mi fermo un minuto. Il problema è che se lo fa uno, il minuto non crea danno, ma siccome quel minuto è moltiplicato per decine di migliaia, le macchine sono in doppia o in tripla fila, magari per un minuto, ma quel minuto a volte può essere fatale. È comunque una cultura da togliere. Cioè, 20 anni di tolleranza in questo senso saranno duri da rimuovere, perché le precedenti amministrazioni da quel punto di vista avevano una strategia molto chiara: marciapiedi alti mezzo metro, corsie di scorrimento veloci per le auto, carreggiate molto larghe, e poi ci dicevano che non c'erano né soldi né spazio per farle ciclabili. Non si poteva andare, non si capisce bene, si può andare sul marciapiede, non si può andare sul marciapiede. Diciamo che le biciclette e i pedoni non sono mai stati la priorità di questa città. Filo diretto con i milanesi, è caduta la linea, è caduta, lo facciamo richiamare subito, questa telefonata non ha avuto pazienza di aspettare il nostro telespettatore. Però adesso non parliamo del futuro, parliamo del passato, ma parliamo del futuro, ecco, come si può governare questa nuova realtà? Perché non sarà facile. In termini di mobilità stiamo parlando. Non sarà facile garantire i 100 km di piste ciclabili che ha promesso nel suo
nel suo programma elettorale Giuliano Pisapia? È una scelta politica. Noi vediamo, io credo che ci siano tante esperienze positive in Italia all'estero, ok? A Bolzano si va in bici più che a Strasburgo, e Strasburgo è un'eccellenza, direi, mondiale da questo punto di vista. Sono scelte politiche, sembra che la strada intrapresa sia quella, noi valuteremo e appoggeremo eventuali progetti che effettivamente rispondano a queste esigenze. Però, se l'ha fatto Londra, a Londra hanno fatto quelle che hanno chiamato le London Superhighway, Londra è un po' più grande di noi, sono autostrade fatte per le biciclette. Pronto? Buonasera, io sono Giorgio da Milano. Giorgio, benvenuto, buonasera, grazie per averci chiamato, prego. Ecco, senta, io c'ho anche una certa età, non so se chi come me ha avuto modo di vedere, c'è stata una Milano deteriora, diciamo, nel tempo, poi c'è stato veramente un periodo di dove in macchina era più civile circolare, poi è da parecchi anni oramai, ma non è questione di amministrazione o meno, perché personalmente dico una cosa brutta, ritengo, diciamo, l'operato della polizia municipale, come si chiama adesso, una casta che fa cassa in una maniera vergognosa. C'è veramente intanto una cultura che un'educazione stradale che veramente è sparita, perché chi si ricorda Milano, c'è stato un momento in cui c'era la differenza tra Milano e Firenze, Milano e Bologna, per dire, sentendolo dire da chi veniva da fuori. Adesso vedete anche quella signora, ma io sono andata un minuto, no, quel ragazzino è morto per un'apertura di portiera, quindi per 3 secondi di distrazione c'è una vita che è andata persa. Certo. Solo che si castiga magari e si rovina una persona, esagero, per quel momento, per quella sosta lì, mentre ci sono, io ho visto dalle parti di via Bramante, Paolo Sarpi, eccetera. Sì. Scusate, adesso non voglio scaricare su, però vedi, se ci fate caso, insomma, è un dato di fatto, è una zona che è civilizzata da orientali, robe sì, macchinoni, gipponi, eccetera, di traverso sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, perché caricano, scaricano, un'arroganza, eccetera. Cioè, tu vedi proprio che non c'è intanto il senso di civiltà, come dire, perché tu vedi la gente che fa il giro della macchina e proprio vedi l'indifferenza di chi te l'ha piazzata lì. Vedi anche le forze dell'ordine che tollerano, perché è una perdita di, se non fai cassa diventa una perdita di tempo. Poi magari si incattiviscono su, diciamo, il dettaglio, e ti danno magari delle multe salatissime, dove per un cristiano diventa una settimana di lavoro, esagero. Per un gippone di quelli prende la multa, te la straccia davanti alla gente, perché tanto c'ha o chi gliela toglie o chi se ne frega. Grazie Giorgio, le auguro una buona serata. Allora, l'ultima domanda a Casati, che fra poco ci lascia: si può dialogare con l'antipolitica? Stasera ci abbiamo provato. Sì, no, si può dialogare. L'antipolitica deve probabilmente pensare che non è la concentrazione di tutte le verità, ma è un apporto importante. Si può dialogare nelle istituzioni, si può dialogare nelle piattaforme, delle cose che servono. Io penso che un'antipolitica che poi finisce a fare la politica sia un po' un controsenso, non riesco a leggerla. Sembra di più un comitato elettorale, ecco. Beh, noi penso che stiamo facendo politica e siamo contro la casta, non contro la politica. Vogliamo la politica con la P maiuscola. La stessa domanda la rivolgeremo a un nuovo ospite del Popolo della Libertà, che lo facciamo confrontare oggi. Grazie, il mondo della Davide. Politica istituzionale con invece il mondo della politica irriverente, se così possiamo dire. Grazie Casati, grazie, le auguro a voi buona per serata. L'ospitalità. Un minuto di pubblicità e poi siamo in diretta con un nuovo ospite, a fra poco. Da oltre 40 anni Manifattura Italiana Divani è punto di riferimento per chi cerca qualità e convenienza nell'acquisto di un sofà, grazie al contatto diretto tra produttore e consumatore. Nei magazzini Manifattura Italiana Divani potrete toccare con mano l'elevata qualità tutta italiana dei nostri divani, lavorati a mano con grande passione e particolare cura dei dettagli. Inoltre troverete un'ampia collezione di divani in pelle, tessuto e microfibra, tutti personalizzabili. Manifattura Italiana Divani, dalla fabbrica a casa vostra. È chiaro il vantaggio, venite a trovare. È tornato Uno Cane con Relax Super Semplice, l'offerta di Eni Gas e Luce con una bolletta semplice, prezzi bloccati per 2 anni e 0 vincoli di orario per la luce. Qualcuno fermi Uno Cane, tutte le sue zampe! Impossibile fermarlo.
Da oggi con Enigas e Luce puoi cambiare la caldaia di casa a un prezzo incredibile. Enigas e Luce, la soluzione più semplice. Ti presento mia nonna. Ma nonna, è il tarlo asiatico. Ma è pericoloso? A me non fa niente, però uccide gli alberi della città. Lui, così piccolino. Li mangia dal di dentro. Telefoniamo ai medici delle piante. Loro sanno come aiutare i nostri alberi. Salva il verde. Chiama l'800-318-318 ogni volta che vedi un tarlo asiatico. Io penso bene a Berlusconi che gli ha dato tutti questi soldi. Accidenti a Berlusconi. Deve far parte del tipo perché tutti questi soldi sono queste private. Berlusconi, ma chi te li dai? Berlusconi is a good man. Is an Italian man of television. And I like very much Berlusconi. And I hope Berlusconi to know you for meet me in America for another private television. Ah, Berlusconi. Ciao Berlusconi! Rieccoci in diretta, buonasera Niccolò Mardegan, consigliere provinciale del Popolo della Libertà. Buonasera, buonasera. Andrà d'accordo, così come ha fatto il precedente ospite del Partito Democratico, con le idee del nostro Renato Plati, che rappresenta il Movimento 5 Stelle, di Beppe Grillo, noi diciamo, per semplificare, quello ha fondato lui questo movimento, quindi utilizziamolo questo nome che poi è molto conosciuto dai cittadini. Oggi l'antipolitica cerca di sostituire le rovine, no, dalle ceneri della politica, il governo Prodi fallito dopo appena 2 anni di vita, il governo Berlusconi dopo 2 anni ha avuto una scissione nel proprio interno del Popolo della Libertà che ha portato poi nell'ultimo anno a un galleggiamento continuo, tanti voti di fiducia ogni volta noi qui a raccontare una caduta che non arrivava sempre per pochissimi voti. E oggi la politica mostra un po' di debolezza. Sì, la politica mostra debolezza e ce ne rendiamo conto noi che ci impegniamo quotidianamente sul territorio, nelle amministrazioni. Quello che, a cui dobbiamo puntare tutti, da Grillo a centro-sinistra, centro-destra, e riacquistare quella credibilità che manca da tempo. Posso aggiungere una cosa? Sì. Per acquistare la credibilità forse dovrebbero essere presi degli interventi come quelli che ha preso oggi l'ufficio di presidenza della regione Lombardia, del Consiglio regionale Lombardo, che finalmente, scusate questo avverbio, finalmente si è tagliato, annullato i famosi rimborsi che i politici lombardi riuscivano a ottenere rinunciando alle auto blu, cioè di fatto i 5 membri del Consiglio di Presidenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Lombardia, sono uno della Lega, Davide Boni, 2 del PDL e 2 del PD, potevano scegliere o uso le auto blu oppure mi prendo 50.000 euro lordi l'anno. 30.000 euro netti. Ebbene, questa opportunità vantaggiosa e senza di fatto colpo ferire è stata tolta con una decisione anticasta che era attesa. Mi viene da sorridere. Parliamo una volta della politica che fa. Mi viene da sorridere perché è un po' la foglia di fico. Noi mercoledì presentiamo la conclusione di questa iniziativa che è durata diverse settimane, che si chiama Zero Privilegi, in cui chiedevamo delle riduzioni un po' più significative. Cioè, qua si parlava di credibilità della politica, ma qual è la credibilità dei nostri rappresentanti politici oggi che non sono capaci neanche di dare un esempio minimo significativo di tagli reali? Cioè, io mi chiedo, qual è il dipendente pubblico e non che viene pagato per andare in ufficio, per spostarsi fisicamente? Cioè, noi oggi abbiamo i consiglieri regionali che ricevono 3.000 e rotti euro al mese per andare in ufficio, cioè per fare la strada per andare in ufficio. E mi viene a dire che si sono tagliati qualcosa, sono ridicoli. Cioè, quando noi chiediamo una cosa esemplare, forse vanno oltre quello che addirittura auspichiamo. Oggi in Francia, non hanno fatto finta, i ministri si sono azzerati lo stipendio in attesa del risarcimento. Lavoreranno gratis i ministri in Francia. Questo forse è esagerato, sono d'accordo, però questo è l'esempio che la gente si aspetta, non la foglia di fico. Mardegan, un piccolo passo atteso? Ma questo sono segnali che non cambiano le sorti economiche del paese, ma che
cercano di andare in quella direzione di cui parlavamo prima, ovvero recuperare la credibilità e la fiducia dei cittadini, degli italiani che, come tutti noi, stanno affrontando questa crisi economica gravissima. Poi si è critici anche quando si fanno decisioni, si prendono delle decisioni positive, voglio dire, è un piccolo passo. Meglio tardi che mai. Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera signora, mi scusi per l'attesa. Chiamo da Milano. Veramente io volevo dire qualcosa sulle piste ciclabili. Certo signora. Allora, le voglio dire questo. Quando io più di 40 anni fa ho preso la patente, sì, mi era stato insegnato che quando arrivavo a un incrocio, anche se avevo la precedenza, dovevo rallentare e stare attenta. Sì. Quando si vedeva un bambino sul marciapiede, doppia attenzione, perché i bambini sono imprevedibili. E questo non si insegna più quando si guida ora. Perché un bambino può attraversarti la strada improvvisamente, ma se tu vai adagio non lo uccidi. E se tu lo uccidi, voglio vedere come vivi poi. Quindi ecco, una cosa che potrebbero di nuovo insegnare umanamente quando i ragazzi cominciano a guidare. Poi, sì, parlando a proposito delle auto invece, delle auto blu, ma se prendessero il taxi non costa meno che dargli 30 o 50 mila euro l'anno. Io non ho mai comprato una macchina di 30 o 50 mila euro. Per quale ragione uno che lavora in regione, che già prende molto, che lavora in comune, che già prende abbastanza, sicuramente più di un impiegato o di un operaio, dobbiamo anche pagargli la macchina? Ma è talmente assurdo, soprattutto in un momento così drammatico e di recessione internazionale. Grazie signora. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Ecco, sul tema delle auto blu, sul tema delle piste ciclabili magari ritorneremo dopo in conclusione della nostra trasmissione. Però insomma, un commento su queste piccole prime interventi anticasta. Prego. Come dicevo, noi abbiamo fatto delle proposte concrete tempo fa e non abbiamo aspettato che ci fossero dei disegni di legge o delle leggi già approvate per dare dei segnali concreti e degli esempi. Noi abbiamo 4 consiglieri regionali in Emilia e in Piemonte che sono stati eletti e rispettando quello che avevamo detto prima si sono ridotti lo stipendio senza che nessuno li obbligasse del 75%. Cioè hanno rinunciato a qualcosa come 300.000 euro a testa durante il mandato. Ma okay? È l'altra parte dello Stato? L'altra parte la devolvono in progetti, okay, decisi dalla comunità. Loro portano a casa 2.000... Quale comunità? Dalla comunità dei cittadini, okay, che li hanno eletti. Con quale metodo? Ogni 6 mesi ci sono delle assemblee in cui loro vengono riconfermati, okay, viene ridiscusso il loro stipendio. L'ultima assemblea ha deciso che lo stipendio dei consiglieri regionali emiliani, ad esempio, passasse da 2.500 a 2.700 euro. Considerate che i due ragazzi che sono dentro in Emilia hanno una percentuale di efficienza rispetto ai loro colleghi che non si è mai vista da quelle parti in termini di produttività. Quindi questa è gente che non fa il doppio, il triplo lavoro come la maggior parte dei politici. Questa è gente che ha preso un incarico, lo farà per 2 legislature e lo farà al meglio con l'obiettivo... Per una legislatura? Come, scusi? Lo farà per tutta la legislatura? Sì, però diciamo il limite del doppio incarico sono 2 legislature. Noi dall'inizio diciamo chi di noi si candida per essere... voglio dire, incaricato di quello che sarà la funzione a cui si candida per massimo 2 legislature. Salve, Dana, poi le telefonate. Sì, io voglio fare una prima piccola parentesi perché qua sembra che chi fa politica sia comunque sempre un delinquente, un privilegiato. Merito a questi consiglieri che hanno rinunciato a una parte del loro stipendio, però devono avere anche una professione che glielo permette, perché va, dire, va bene che i politici sono pagati troppo e dobbiamo contrastare, però ci sono anche, bisogna confondere con legislatori e amministratori, l'ho detto in più occasioni, far politica gratis a chi la facciamo fare? Ai ladri e ai miliardari. Parla dei 2.700 euro. Perché io sono un giovane impegnato in politica, quando sono al primo anno di liceo, è una passione, una vocazione che ho come tanti altri colleghi, benissimo, porto avanti il mio lavoro, non posso dedicarmi solo alla politica, devo anche pensare a costruirmi una professione, quindi non è, perché prima veniva descritto come quasi un crimine, no, avere un doppio lavoro, c'è la professione e c'è l'impegno politico, se no uno come fa a vivere solo? Una telefonata in diretta, pronto, buonasera. Sì, buonasera, sono Franco di Milano. Franco, benvenuto, prego. Sì, in merito all'argomento che stavo parlando prima del ciclabili, sì, del
gli automobilisti indisciplinati che parcheggiano in seconda fila e via dicendo. Io lavoro in zona Primaticcio San Siro, ecco. Sì. Tutti i giorni il piccolo tratto che dà per andare verso via Forze Armate è pieno di macchine in seconda fila, tutti i giorni, soprattutto il giovedì quando c'è il mercato, c'è il mercato praticamente, è il giorno di mercato, no? Ecco, non ho mai visto un vigile lì. Ecco, io penso da anni che questa cosa sia fatta apposta. Cioè, possibile che questi non sappiano in quale zona si formano le... Ma a chi conviene, secondo lei? Fatto apposta, ma a chi conviene? Non ho capito. Questo stato delle cose a chi conviene? Non lo so, non ho idea. È curioso. In questa della città si verifica questo fenomeno. Possibile che non ci siano mai vigili quando ci sono gli automobilisti indisciplinati? Dove diavolo li mandano? È la grande domanda che mi faccio da anni. Ce la facciamo anche a noi questa domanda, grazie Franco, buonasera. E buonasera, intanto altre due notizie che arrivano da Milano, perché proprio per cercare di dimostrare essere in sintonia con i tempi che chiedono maggiore sobrietà, i consiglieri comunali della Federazione della Sinistra hanno annunciato che rinunceranno alla possibilità di inviare gratuitamente gli auguri di Natale ai cittadini, agli elettori, spesso anche a noi giornalisti arrivano degli auguri di Natale. Bene, queste cartoline non verranno spedite quest'anno proprio per dimostrare, testimoniare uno stile di sobrietà, scrivono e spiegano i consiglieri comunali Basilio Rizzo e Anita Sonego del gruppo della Federazione della Sinistra. E poi c'è la battaglia vostra che avete vinto, il Movimento 5 Stelle, per abbassare i prezzi della buvette di Palazzo Marino. C'è chi l'ha definita demagogia, però, perché la buvette di Palazzo Marino è aperta solo quando si fanno le sedute notturne. Sì, non so, noi spesso veniamo tacciati di demagogia, ma il nostro obiettivo è portare dei segnali. Questo da buvette è uno, voglio ricordare che Calise è stato il primo consigliere a Milano che l'ha fatto senza dirlo, che ha rinunciato a qualsiasi tipo di invito a cui riteneva di non dover andare, e nel caso ritenga di dover andare allo stadio piuttosto che a teatro eccetera, ha deciso di pagarsi il biglietto, ha rifiutato assicuro biglietti per ogni tipo di spettacolo. Dopodiché è stato seguito, adesso abbiamo visto l'esempio anche del sindaco e dei consiglieri che non andranno alla prima della Scala, o almeno il sindaco ci andrà e tutti i consiglieri capigruppo non avranno il biglietto della Scala, i proventi derivanti dalle vendite di quei biglietti verranno destinati ad opere. Cioè, noi non ci possiamo più permettere gli sprechi a cui abbiamo assistito fino a ieri e a cui ancora oggi assistiamo con ministri che comprano 19 Prego. Maserati. Non ce lo possiamo più permettere. Perfettamente d'accordo con te. Ma non voglio fare nomi personali. Ci sono anche delle cose, due punti. Primo, a parte che i biglietti erano un regalo della società, quindi non c'era un costo per la comunità, primo. Però è un segnale anche quello, però diciamo anche la verità, perché sennò veramente facciamo demagogia. No, è simbolico, però abbiamo bisogno di esempi. Per carità. Secondo punto, visto che bisogna parlare di sobrietà e di tagli, questo governo, che è tanto odiato, con il decreto 78 del 2010, ha vietato il cumulo delle indennità, di emolumenti che siano. Quindi, se uno è eletto in un consiglio di amministrazione della provincia di Milano, come sottoscritto, piuttosto che sia deputato, che sia consigliere anche solo di zona, deve scegliere dove poter percepire l'indennità o il gettone di presenza, perché c'erano tanti politici, lo sappiamo, che hanno anche incarichi in consigli di amministrazione di enti pubblici e di società partecipate a livello locale. Ecco, questo governo ha vietato il cumulo. Questo sì che è un guadagno, non pagare il caffè un euro anziché 50 centesimi, perché per carità, poi ripeto, va bene tutto, però bisogna anche un attimino guardare dove veramente ci sono dei tagli alla spesa concreti e non soltanto dei segnali un pochettino demagogici. Ecco. Sì, ma un segnale chiaro sarebbe, per esempio, vietare, qua parliamo di parlamentari, il doppio lavoro. Cioè, qua abbiamo parlamentari strapagati che lavorano due giorni a settimana e poi continuano a fare gli avvocati, gli imprenditori. Noi non ce lo possiamo più permettere. Vuoi continuare a fare l'avvocato? Non fai il parlamentare. Mi sembra molto... Cioè, le scelte vanno fatte e vanno fatte drastiche. La gente gli sta chiedendo dei sacrifici. Noi dovremmo fare dei sacrifici enormi. Non possiamo ancora assistere a questa gente che vive in un altro pianeta. Gente che ordina 19 Maserati e ci dice che erano le più economiche. Ok? Quando c'è una legge che impone che le auto di servizio non superino il 1600 di cilindrata. E hanno comprato le Maserati blindate. Da questa gente
io e noi personalmente non ci aspettiamo nulla. Hanno fallito e devono andarsene. Andiamo in pubblicità, poi le vostre telefonate 02 3935 2214 per intervenire. Non darà tregua fino a domani sera al maltempo che da giorni imperversa su tutta la regione, piogge battenti per tutta la giornata di domani. Traffico in tilt e strade allagate oggi a Milano, molti disagi per i cittadini. Sotto stretta osservazione i fiumi lombardi, in particolare il fiume Po. Intrappolato nell'auto in balia delle acque del Tanaro, un anziano è stato salvato da Asti. Protagonista un uomo originario di Voghera che grazie all'aiuto dei vigili del fuoco è stato tratto in salvo ed ora si trova ricoverato in ospedale. A poco meno di 2 anni dal giorno in cui il giudice di Vigevano lo assolse per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, per l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi si apre domani a Milano il processo d'appello. Una ragazza di 23 anni proveniente dal Paraguay che aveva ingoiato 55 ovuli di cocaina nascosti in profilattici è stata salvata oggi in estremis all'ospedale a Milano e arrestata dalla polizia per traffico internazionale di stupefacenti. Non si placano le polemiche in via Solare a Milano, dove sabato sera è morto il 12enne travolto da un tram mentre rincasava a casa in bicicletta. Il ragazzino è caduto sui binari perché una giovane a bordo di un'auto in doppia fila ha aperto la portiera. I residenti da anni denunciano la pericolosità della zona con macchine parcheggiate sempre in doppia fila. Cashpark di Fineco Bank, il conto deposito che offre il 4,25% ai nuovi clienti sulle somme vincolate per 12 mesi. Chiama l'800 101 101. Dove eri ieri alle 14? L'ho già detto prima, in pizzeria. E alle 16? Facevo buggy jumping. Alle 17, alle 18, alle 20? Palestra, alle happy hour e al sushi bar. Il giorno prima? In crociera. È impossibile. Tu non hai vinto la lotteria. Infatti. Io compro tutto su Grupalia. Grupalia, tutta un'altra vita. Vai su grupalia.it. Oggi abbonamenti in palestra con sconti imperdibili. Stai cercando lavoro? Vai su Kijiji. Consulta migliaia di annunci nella tua città e trova lavoro con un click. www.kijiji.it. Cosa aspetti? È gratis. Allora, eccoci in diretta. L'impegno degli 11 consiglieri di zona del Movimento 5 Stelle e dell'un consigliere comunale, come ci si muove nel mare magnum della politica? Ma ci stiamo orientando. Con quali proposte? Sì, beh, di proposte ne abbiamo molte, posso citarne alcune che stiamo cercando di portare avanti da subito, ormai sono pochi mesi che siamo dentro, ma ormai la macchina si comincia a conoscere. Una delle attività, cioè l'attività principale che stiamo cercando di fare sono quelle che tendono a un'apertura di quelle che sono le istituzioni rispetto alla cittadinanza. Alcuni esempi molto banali, una battaglia ancora in corso è quella di rendere aperte, nel senso consultabili, con attraverso videoregistrazioni le sedute dei consigli di zona. Siamo riusciti ad ottenerlo in una sola zona, a consentire. Vabbè, cosa serve il consiglio di zona? Se vuole ne parliamo. No, parliamo. Milano, consideri che Milano, la zona 9 dove vivo io, è composta da circa 160.000 abitanti, è una città a tutti gli effetti. Il problema è che le circoscrizioni sono state completamente ripotenziate, oggi hanno un bilancio risibile poco, non che in passato avessero chissà quale importanza in termini economici. Però assolutamente sono il primo contatto della cittadinanza con le istituzioni, quindi io credo che l'importanza dei consigli circoscrizionali in una città come Milano sia molto grande, dovremmo arrivare alle municipalità come Roma. Quello che stiamo cercando di fare quindi è aprirli il più possibile, consentire anche a chi non può andare in consiglio di zona di vedere di cosa si discute. Okay? Quindi abbiamo presentato una serie di mozioni in questo senso nei vari consigli, per adesso solo in zona 8, se non sbaglio, siamo riusciti ad ottenere la possibilità di filmare. Le altre zone non si capisce come mai questa cosa non l'abbiano ancora concessa, non a noi, alla,
cittadinanza. Un altro aspetto molto concreto su cui stiamo cercando di operare sempre in zona è un'attività di bilancio partecipato, cioè noi stiamo chiedendo che le poche risorse disponibili alle zone, la gestione di queste poche risorse sia comunque discussa con la cittadinanza, cioè ascoltare quelle che sono le esigenze reali dei cittadini per decidere dove andare ad investire queste poche risorse. Un altro esempio molto concreto, per esempio qua in zona 9, i due consiglieri che abbiamo, la Terza e Newsday, stanno cercando di portare avanti un discorso di molto tecnologico ma molto concreto di mappatura di tutte quelle che sono le segnalazioni che quotidianamente arrivano alle zone in termini di buche, tombini rotti, giardini, parcheggi in doppia fila, in tripla fila, consentendo a chiunque attraverso il suo smartphone di fare segnalazioni che verranno poi prese in carico in una mappa interattiva all'interno della quale risulteranno tutte le varie segnalazioni in essere e si cercherà poi di dar seguito a queste richieste. Insomma, rendere la macchina comunale un po' più vicina alla gente. Allora, a parte che io i consigli di zona li conosco molto bene, perché sono, a parte che sono attualmente da 10 anni, ho iniziato proprio l'attività amministrativa ed è vero, è proprio l'istituzione più vicina alla cittadinanza. Però noi stiamo andando verso una città metropolitana, almeno questo è il nostro auspicio, una città metropolitana, quindi con anche dei risparmi della spesa pubblica, perché avremmo non più province comune ma un solo ente e allora sì, finalmente delle municipalità che possono dare delle risposte immediate e concrete ai cittadini. Però già ora sono aperti, attenzione, perché le commissioni consigliari, associazioni, comitati, chiunque, sì, qualsiasi cittadino a bussare la porta per ottenere patrocinio gratuito, qualche finanziamento, questo prebenda, insomma. Una volta, adesso di finanziamenti ne possono avere veramente pochi perché non ce ne sono più. Pisapia ha promesso in campagna elettorale che avrebbe potenziato il bilancio delle zone in questi primi mesi, in realtà non si è visto nulla, anzi ci saranno anche per appunto nel sociale, ci sono dei semplici patrocini gratuiti e nulla di più. Però va rivista perché dopo tutti questi anni effettivamente io posso avere anche appunto una particolare sono affezionato diciamo alla consiglio di zona proprio perché dove appunto vengono il collega del Movimento 5 Stelle aveva fatto questa richiesta. Ma è riuscito a dialogare con questo simbolo dell'antipolitica? Allora, il simbolo dell'antipolitica è entrato nella politica, adesso voglio dire, hanno capito che il sistema si cambia all'interno del sistema, non si può cambiare nella piazza, che è giusto, perché la politica è una cosa, ripeto, è un'attività nobile, caspita, che poi ci siano dei delinquenti, questo è risaputo, è storico, vanno messi alla porta, ma le persone per bene devono occuparsi di politica, non si può fare la battaglia contro la politica, perché è molto più pericolosa. È molto più pericolosa. Pronto, chiamate in diretta il numero 0239352214, pronto? Sì, buongiorno, mi chiamo Franco. Buonasera Franco, benvenuto. Allora, volevo fare una domanda all'esponente del 5 Stelle. Prego Franco. Ecco, io ho visto nel loro statuto che c'è anche una proposta relativa ai referendum deliberativi e l'abolizione del quorum, un po' sul modello svizzero, come il modello svizzero. Volevo sapere dal Movimento 5 Stelle di Milano quando intendono portare in comune queste proposte. Grazie. Grazie, buonasera, una domanda un po' tecnica. Questo è un aspetto fondamentale e non dovrebbe essere solo a livello comunale. Cioè, noi riteniamo qua, continuate a dire l'antipolitica, ma giustamente noi in politica ci siamo e noi siamo anticasta e anticomitato d'affari. Cioè, noi vogliamo che i partiti attuali, che sono a tutti gli effetti dei comitati d'affari, si ricomincino ad occupare di politica con la P maiuscola e vogliamo togliere i soldi alla politica. Quindi riteniamo che sia necessario che i cittadini si prendano carico di quello che succede dietro casa loro e non solo. E quindi la proposta di un referendum deliberativo senza quorum va in questa direzione, nel senso di dire se ti interessi della vita pubblica, che poi riguarda direttamente te, ok, partecipi a quel
quelle che sono le decisioni. Questo significa che non dobbiamo aspettare chissà cosa per grazia ricevuta di poter chiedere, di poter decidere se una legge va abrogata. Noi vogliamo poterle proporre le leggi e vogliamo che a decidere se quella legge deve andare avanti o meno non sia necessariamente la maggioranza degli italiani, ma sia la maggioranza delle persone che va a votare. Se uno non ha voglia di andare a votare, è liberissimo di non farlo, ma non partecipa alla vita pubblica. Quindi è un principio di riguardo. Questa cosa avviene in Svizzera, dove si consultano i cittadini non solo ogni 5 anni, quando lo decide il Presidente del Consiglio, ma si consultano i cittadini per delle scelte che sono ritenute... Costo, però. Ha un costo, ma la democrazia ha un costo. Ma noi quanto costa la nostra democrazia inefficiente? Quanto ci costa? Qualsiasi opera pubblica costa 4 volte che la media europea. Questo è un costo. Quindi questo è uno strumento di democrazia partecipata sacrosanto, okay, se vogliamo veramente cambiare qualcosa. Viceversa, abbiamo dei tempi di reazione e di modifica che sono decennali e questo paese va allo sfascio. Allora, ritorniamo a Milano e vediamo di cambiare invece la modalità, insomma, come vengono la modalità di diffusione della droga all'interno dei distributori automatici a Milano. Guardate queste immagini. Fantasmi metropolitani che di notte trovano rifugio nei locali di distribuzione automatica 24 ore su 24. Mentre questi nuovi angoli iniziano a riempire la città, qui si nascondono tossici, emarginati e spacciatori. Una dose dopo l'altra, un buco dopo l'altro, una pipetta di crack dopo l'altra hanno trasformato questo negozio in un fazzoletto di illegalità. Le telecamere a circuito chiuso riprendono tutto e tutti, risse comprese. I proprietari del distributore di Via dei Transiti, da Viale Monza e Via Padova, sono esasperati. Si sono trovati costretti a convivere con una situazione esplosiva e vogliono andarsene. Come potrebbe entrare un cliente in uno spazio dove un ragazzo accovacciato estrae di tasca la dose? Le immagini sono eloquenti. Un altro giovane scalda l'eroina che poi fumerà. Altri ancora si azzuffano. Il tutto mentre si dosano i pacchetti di stupefacenti che poi circoleranno per Milano. Insomma, dai parchi pubblici ai distributori automatici pubblici, pure qualche controllo, insomma, non sarebbe... Sì. Innanzitutto, appunto, è proprio che grande tristezza, no, vedere queste situazioni al di là, che siano immigrati, che siano stranieri, che siano italiani. Purtroppo la droga sappiamo che ne fanno uso tutti, tutti, nel senso, senza razza, senza distinzione di razza. Però è chiaro che qua i controlli, non voglio essere il tifoso politico che dice è arrivato Pisapia, mancano i controlli, c'è più insicurezza. Però insomma tanti segnali ci sono e i cittadini li hanno notati, perché anche tutti quelle gruppi di nomadi piuttosto che i lavavetri, tutte le ordinanze che il comune, la giunta precedente aveva emesso, secondo l'assessore Granelli, il nuovo assessore della sicurezza, sono tutte ordinanze che non hanno portato risultati e quindi non verranno più applicate. Poi ci sono situazioni di questo tipo. Però perché la Corte Costituzionale le ha ritenute illegittime. No, adesso ci sono quelle della prostituzione, quelle di lavavetri, adesso al di là della Corte Costituzionale, però anche quelle sulle prostituzione, qua a Milano, ripeto, zona Principe Eugenio, Stiricone, via Certosa, erano sparite e adesso sono tornate spariti, perché poi sono tutti transessuali e le famiglie sono costrette a convivere ancora con questo problema. Cioè, sto facendo una serie di problematiche non legate al video e al filmato che abbiamo visto, però rendono l'idea, e con il buonismo queste situazioni non le risolviamo. Ma vorrei ricordare che purtroppo la polizia, non voglio difendere Pisapia, ma non dipende strettamente dal sindaco, penso che sia la prima volta in assoluto in Italia che agenti di pubblica sicurezza protestino in maniera così manifesta davanti alle istituzioni dicendo noi non ce la facciamo più, non abbiamo la benzina per far girare le volanti. Milano, non voglio sparare cifre, ma girano un numero di volanti di notte che se lo sapessimo staremmo tutti in casa la notte, perché è veramente ridicolo per una città come Milano. Cioè, le forze dell'ordine non hanno più soldi, questo è un aspetto clamoroso. Sì, non solo le forze dell'ordine, perché no, però capito, se parliamo, se facciamo... a scuola si porta la carta igienica a casa... non me lo dica, certo, è da tanto che portiamo la carta igienica, però sulla sicurezza è stata fatta tanta demagogia. E la realtà è che abbiamo le forze dell'ordine. Allora, ne parliamo tra pochissimo con le nuove telefonate. Chi governa peggio, Pisapia o Berlusconi? Chiamate in diretta. P
La sicurezza è fondamentale. Per vivere e lavorare sereni, affidati all'esperienza, all'efficienza e alla professionalità di La Folgore, istituto di vigilanza operativo 24 ore su 24 con servizio di pronto intervento, con servizi di teleallarme via ponte radio e via telefono, videosorveglianza, piantonamento armato, portierato non armato, piantonamenti e pattugliamenti diurni e notturni, installazioni impianti, sinergie della sicurezza antirapina. La Folgore, istituto di vigilanza, il migliore alleato per la tua sicurezza di ogni giorno. Da oltre 40 anni Manifattura Italiana Divani è punto di riferimento per chi cerca qualità e convenienza nell'acquisto di un sofà, grazie al contatto diretto tra produttore e consumatore. Nei magazzini Manifattura Italiana Divani potrete toccare con mano l'elevata qualità tutta italiana dei nostri divani, lavorati a mano con grande passione e particolare cura dei dettagli. Inoltre troverete un'ampia collezione di divani in pelle, tessuto e microfibra, tutti personalizzabili. Manifattura Italiana Divani, dalla fabbrica a casa vostra. È chiaro il vantaggio, venite a trovare. È tornato Uno Cane con Relax Super Semplice, l'offerta di Eni Gas e Luce con una bolletta semplice, prezzi bloccati per 2 anni e 0 vincoli di orario per la luce. Qualcuno fermi Uno Cane e tutte le sue zampe! Impossibile fermarlo. Da oggi con Eni Gas e Luce puoi cambiare la caldaia di casa a un prezzo incredibile. Eni Gas e Luce, la soluzione più semplice. Allora, cari amici, sono qui per raccontarvi 2 novità che mi riguardano e che ci riguardano. Mi potrete vedere tutti i giorni dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, in diretta su Milanow, quindi sarò con voi tutti i giorni con le vostre telefonate e tanti ospiti. E la seconda novità è che mi potrete ascoltare anche alla radio attraverso le frequenze di Radio Lombardia. Vi aspetto. Poco fa stavamo parlando di comitati d'affari, di lobby, ce n'è una che potrebbe bloccare il paese, già a partire da domani sera. Come vedete, lunga coda dei distributori, questo è solo uno dei tanti della città, infatti gli automobilisti si preparano ovviamente ai 3 giorni di sciopero dei benzinai, da martedì sera fino a venerdì mattina, pompe chiuse, una situazione che ovviamente fa arrabbiare gli automobilisti che già hanno subito il rincaro della benzina la scorsa settimana. Andiamo sempre bene, sempre in peggio. So chiederle da quanto è in coda per far benzina? Sarà mezz'ora. Beh, mette in crisi un attimino chi ha bisogno di lavorare. È un disastro, a meno per chi che va a lavorare con la macchina. Lei ha fatto 30 euro di benzina? Sì. Per affrontare questi 3 giorni? Sperando che basti. Cosa ne pensa di questo sciopero? È indegno. Perché? Perché la benzina costa già tanto, non dovremmo neanche fermarci con tutte le tasse che paghiamo. È giusto che facciano 3 giorni, secondo lei, di sciopero? Non dovrebbero. Non so quali buone ragioni abbiano. No, non, per me non era il caso, perché ormai chi paga sono sempre i soliti. Chi paga sono sempre i soliti. Siamo sì arrabbiati, però non possiamo farci niente, aumenta tutto. Senta, se no l'alternativa è lasciare l'auto in garage. Assolutamente sì, vado in bici, vado. Appena posso vado in bici. Allora, i miei ospiti, le avete fatte voi il pieno? Non ancora, non ancora, infatti. Non ancora, cioè, spiegatemi, perché altrimenti vi tocca fare qualche oretta di fila. Sì, io all'inizio pensavo, la mia collega si è presa il gioco di noi, non è possibile una fila così lunga, anche perché io stamattina l'ho fatta e francamente non c'era tutta quella coda, però insomma erano immagini, evidentemente il tantam diffuso. Comunque a Milano è pazzesco, ormai tra lo sciopero, poi avremo questo nuovo Ecopass, non voglio chissà quanto ne avete parlato, ma... il problema è che non abbiamo ancora potenziato i mezzi di trasporto, quindi non lo so, secondo me è anche questo demagogico. Come fai al di là di addirittura a pagare i residenti in centro 5 euro indistintamente? Non abbiamo appunto ancora la linea di metropolitana e vietiamo la macchina. Questa è una decisione che ha preso il comitato. Lei la condivide quest'area C? Pedreghini, Recappato, Company. Insieme agli altri referendum Ma questa decisione della Giunta di Milano aderisce a quel referendum? Beh, direi che è assolutamente in linea. Ci sono delle discussioni. Qua Milano ha fatto una scelta che non è tanto di pollution charge, cioè tassare l'inquinamento, ma tassare
la congestion charge, cioè il troppi veicoli circolanti. Quindi è un segnale molto forte, sicuramente. Ci sono molte critiche perché vengono escluse dopo una deroga di un anno anche le auto ibride. Non vorrei essere uno di quelli che l'auto ibrida l'hanno comprata l'anno scorso. È assurdo. È sicuramente un segnale forte. Io sono, devo dire, assolutamente un fautore da questo punto di vista delle auto elettriche. Pronto? Buonasera. Buonasera, benvenuto. Volevo dire due cosine, se è possibile. Prego. E prima si parlava dei, diciamo, della polizia che sta male, diciamo, no? Non c'ha quasi quasi la benzina. Sì. Allora mi viene in mente le parole di, del ministro degli interni. Sì. Dove dice: abbiamo sequestrato 16 miliardi o 18 miliardi alla mafia. E io mi ricordo che tempo fa dicevo che tutti questi soldi qui dovevano essere messi a disposizione della polizia e dei carabinieri per poter, diciamo, girare nelle città. Dove sono andati a finire questi soldi? Non ci sono più. I soldi sono pochi, sono sempre di meno. Sì, però la parola è stata questa, perché noi non dobbiamo dimenticarci che si dice una cosa e poi se ne fa un'altra. No, allora si dice: non ci sono soldi, arrangiatevi, però poi si arrangiano i cittadini. Oppure si dice: abbiamo levato ai mafiosi tanti soldi, adesso questi soldi detti da loro, da Maroni, glieli diamo alla polizia per metterli a posto. Bene, tutti questi soldi qua non ci sono, come i 18... Sì, però mi scusi amico, però lei come sa, non è che basta sequestrare un bene ad un mafioso e poi immediatamente disponibilità finanziaria per la polizia. Il percorso è lungo, prima va sequestrato quel bene, poi bisogna aspettare che ci sia la sentenza della magistratura, poi va messo all'asta quel bene, poi va venduto quel bene, poi vanno presi i soldi e vanno... Ecco, diciamo, cioè, mi scusi un attimo, a me quello che dice lei mi sta anche bene, giusto? È la realtà. Ecco. Però quello che, me, che io voglio, forse non riesco mai a farmi capire, se lei mi dice a me domani sera ti do 10.000 euro perché mettete a posto le macchine, sì, me l'ha detto lei. Ho capito, quindi cioè, lei critica la politica dell'annuncio. Lei per dire il ministro. Va bene. Però poi non dirmi dopo all'indomani sera i soldi non ci sono, però è tutta demagogia e basta. È super chiaro, la ringrazio. Le ragioni di questo sciopero, naturalmente parlavamo prima di questi tagli, no? Il mondo della scuola, non c'è la carta igienica, la benzina per la polizia, eccetera, eccetera. Ebbene, i benzinai scioperano perché il governo sarebbe intenzionato a togliere il bonus fiscale che da anni ha la categoria. Vedete, questo è l'articolo che ho trovato che spiega un po' le ragioni di questa, di questo sciopero. Chiedono i distributori di benzina un mercato più liberalizzato, una pressione fiscale più bassa e il mantenimento di un bonus fiscale che il governo sarebbe intenzionato a revocare. Fra questi tre io credo che nella bilancia pesi di più il togliere il bonus fiscale, perché il mercato che loro chiedano un mercato più liberalizzato, insomma. Hanno fatto tanti scioperi contro la liberalizzazione delle pompe di benzina, insomma, che adesso loro vengano a chiederlo, mi sembra un po', un po' una così, poi magari insomma ascolteremo. Tra l'altro voi esprimete in giunta in provincia il presidente dell'associazione di categoria, Luca Squeri, quindi magari lei stesso potrà fare anche un po' di attività di lobbying per cercare insomma di... No, sì, mi ricordo. Di mettere un po' più miti consigli proprio questi dell'associazione di categoria. Allora, concludiamo questa nostra serata, prima di lasciare la linea al basket. Io ricordo che Milanao ha in esclusiva la trasmissione delle partite dell'Olimpia Milano tutti i lunedì a partire dalle 22.30. Un ultimo giro di tavolo sul tema appunto di Giuliano Pisapia e come sta governando in questi mesi, perché sicuramente è di rottura i suoi primi 5 mesi rispetto al passato. Sì, noi ci aspettiamo delle scelte ancora più incisive. Fino ad oggi, purtroppo, citavo prima Expo, siamo rimasti un po' delusi. Un voto da 1 a 10? Ma non mi piace dare i voti, non vedremo, lo giudicheremo sui fatti e non solo sulle intenzioni. Quindi comunque bocciato su Expo, promosso su mobilità e traffico. Vabbè, se vuole dare un giudizio, va bene.
Sì, io non vorrei sembrare banale, la mia bocciatura non è, voglio dire, una bocciatura di opposizione politica, ma è per le scelte che ha fatto in questi sei mesi, solo e unicamente di trovare risorse. Lei invece, secondo me, inverte fattori, lo promuove sull'Expo, lo boccia sulla mobilità. Su Expo sì, perché in realtà, anzi no, lo boccio su Expo, perché in campagna elettorale ovviamente il centro-sinistra, compreso Pisapia, ci davano, no, dei cementificatori e l'Expo, la lobby d'affari, e lui invece ha sottoscritto l'accordo che aveva previsto e studiato già la Moratti, quindi voglio dire, promessa mancata in campagna elettorale, quindi bocciato anche su Expo. Per quanto riguarda l'amministrazione, ha trovato le risorse grazie al signor Tabacci, che è capace solo di mettere le mani nei taschi dei cittadini. Anche noi avevamo i tagli del governo, ma non abbiamo messo l'addizionale IRPE, non abbiamo aumentato il trasporto pubblico, non abbiamo tassato adesso addirittura vietare ai residenti, cioè devono pagare per andare a casa proprio con la macchina. Cioè, siamo ormai a delle scelte scandalose che, e siamo solo all'inizio. Furbo, perché queste ovviamente le fa nei primi mesi di mandato, così magari spera che nel 2016, quando tornerà al voto, i cittadini milanesi si dimentichino, no, di queste sue scelte. E poi, senza parlare della sicurezza di cui accennavo poc'anzi. Poi da milanese mi auguro che cambi, e che cambi assessore al bilancio e trovi, magari decida di tagliare la spesa invece di pesare sui cittadini. Magari Tabacci andrà a Roma a fare il ministro in qualche governo tecnico. Sciagura, doppia sciagura. Allora, io ringrazio Renato Plati, che ha portato in dote nella nostra trasmissione tutte le idee del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro la sua presenza è la prima presenza di un esponente del Movimento 5 Stelle in un canale televisivo dopo la campagna elettorale. No, siamo stati alla 7 settimana scorsa. Ah, vi ho visto, però da noi la prima volta, certo. No? Perché io vi ho invitato, non è che mi sono dimenticato di voi. No, ma è stata una nostra scelta di astenerci. Grazie a Nicola Mardegan, consigliere provinciale del Popolo della Libertà, grazie naturalmente a tutti quanti voi. Adesso, per gli amanti del basket, la partita dell'Olimpia di ieri. Buona partita, ci vediamo domani mattina. Domani, lo ricordo, è il compleanno di Milanao, facciamo un anno, allora continuate a... Grazie, continuate a seguirci e ci faremo gli auguri domani, ci sarà anche una sorpresa. A domani.